Adesso un aggiornamento sul traffico. La statale 67 Tosco-Romagnola è provvisoriamente chiusa in entrambi i sensi a Fibbiana, nel comune di Montelupo Fiorentino, a causa della rottura di una conduttura del gas in seguito a un incidente stradale. Lo ha comunicato ANAS spiegando che la riapertura è prevista per questo pomeriggio. E adesso parliamo del presidente della regione toscana Enrico Rossi, che ha presentato in 25 punti il piano d'azione svolto dalla giunta in questi primi 100 giorni di legislatura. 100 giorni dopo, Enrico Rossi, presidente della regione toscana, ha presentato i 25 punti che fanno parte del programma di governo realizzati appunto da lui stesso e dalla giunta regionale nei primi 100 giorni della legislatura. La Toscana è riuscita con i suoi servizi per l'epatite, per le cure dell'epatite, a utilizzare ben 70 milioni, al punto che ha fatto anche attrazione da altre regioni. E quindi, insomma, come capite, abbiamo soddisfatto molti di più di quanti, per esempio, se si fosse dovuto andare a regola, a noi sarebbero spettati 35 milioni circa. La nostra quota di accesso è 500 milioni, per questa patologia è più bassa di 6,5, perché grazie a Dio siamo meno ammalati di altre regioni, grazie a Dio e grazie anche un po' al lavoro degli uomini. Quindi facciamo il conto che noi abbiamo speso il doppio di quello che c'era stato assegnato, e che è già un risultato grosso. Si è operato su più campi, dalla cura per la montagna agli sgravi fiscali per le imprese montane, dal trasporto pubblico al turismo e all'istruzione, dalla sicurezza sociale alla eradicazione dell'epatite C e dalla somministrazione della vitamina D agli anziani per combattere l'osteoporosi. Soddisfazione dunque per Enrico Rossi, anche se a suo avviso si sarebbe potuto fare ancora qualcosa in più. C'è una delibera della giunta regionale in cui si prevede la vitamina D che venga somministrata dai medici di famiglia, di medicina generale, la vitamina D insieme alla somministrazione della vaccinazione antinfluenzale 2015-2016.